Marcello Di Caterina, direttore di Alice, ci siamo lasciati alle corse dei cavalli in Piazza di Siena a Roma. Bella corsa è stata, complimenti, un'organizzazione perfetta. Qualche novità futuro che c'è stata recentemente sul futuro soprattutto? Sì, c'è stata Piazza di Siena, è stato un evento particolarmente bello, impegnativo, ma di grande impatto sul tema del green, che è il tema che Alice sta affrontando in maniera dinamica ultimamente, in modo molto attento, proprio perché siamo proprio attenti al tema della sostenibilità, del trasporto sostenibile, e oggi qui a bordo di questa nave andiamo ancora avanti rispetto a questo tema, perché questa è una di quelle navi ad emissioni zero in porto, è una di quelle navi dei soci di Alice, che praticamente socio Grimaldi, che ha investito fortemente sulle batterie al litio, batterie che permettono le manovre in porto ad emissioni zero, ha investito sugli scrubbers, che sono questi grossi catalizzatori che evitano le emissioni nere, diciamo i fumi neri all'interno dei porti, e quindi andiamo sempre di più nella direzione che Alice è un cluster che è fortemente impegnato sul tema della sostenibilità. Tema della sostenibilità che abbiamo affrontato anche a Manduria dopo Piazza di Siena. Avremo un consiglio direttivo il 9 luglio dove torneremo ancora una volta su questi temi, per poi prepararci alla grande assemblea che faremo a novembre, come sempre al Parco della Musica, all'Auditorium della Musica, perché quello è un po' il nostro biglietto da visita di come vogliamo fare le cose e di come vogliamo andare avanti in questo straordinario progetto di questa associazione che ha messo insieme il mondo del trasporto marittimo, il mondo del trasporto stradale, gli interporti, i porti, tutte quelle attività di stakeholders che sono particolarmente attenti e sensibili ai temi che il nostro cluster rappresenta. Senti direttore, perdonami un'altra domanda però, i rapporti Alice e Rotaia, perché oggi è molto importante anche visto che si parla di ambiente e di green. Non c'è dubbio, anche per quanto riguarda la rotaia, per quanto riguarda l'ultimo miglio, cioè tutte quelle che sono le manovre che consentono praticamente di rendere un trasporto più sostenibile, più sicuro, più economico e ambientalmente più pulito, riguardano anche il treno. E noi stiamo affrontando anche questo tipo di argomento, perché soci di Alice sono anche società che fanno la parte ferroviaria e cresceranno sempre di più, ovviamente sempre in una logica di intermodalità legata alla gestione delle autostrade del mare e alle vie del mare, perché sono quelle che danno ovviamente maggiore attenzione alla sostenibilità del trasporto.